Ragazzi, bentornati su Pokémon Bianco. Nello scorso episodio siamo arrivati a Levantopoli, abbiamo ripreso Patrat e Puzio, anzi Puzio no, l'abbiamo solo tenuto in squadra, e oggi più abbiamo ovviamente conosciuto Gekis ed Enne nella loro prima apparizione su questi giochi. Oggi andremo a sfidare e speriamo a prendere la prima palestra senza perdere nessun membro della nostra bellissima squadra. Squadra che si presenta così, con Levi che ha sostituito Erwin, canonicamente parlando, anche in questa run. Puzio che ha trovato uno strumento. Che strumento ha trovato Puzio? Una pozza. E il nostro re pig, il nostro re porcello a livello 10. Detto ciò, oggi abbiamo un po' di cose da fare, quindi cerchiamo di farle velocemente. Il capo palestra? Al momento non c'è. Dovrebbe essere alla scuola per allenatori. Vuoi sfidarlo, vero? In tal caso posso chiederti di andare a chiamarlo? La scuola per allenatori è proprio qui a fianco. Eccola qua. Possiamo intanto correre con le nostre scarpette e andiamo alla scuola, dove non troveremo il capo palestra, ma bensì Comor. Se un Pokémon viene avvelenato, continua a perdere PS per tutta la durata della lotta. Se non sta lottando, invece, i PS non diminuiscono. Tutto chiaro? Ehi, senior, sei qui per sfidare il capo palestra? Ovvio. Fino a poco fa era qui a parlarci dei tipi di Pokémon. Non l'hai incontrato per strada? Senti, ti andrebbe di lottare? Ovvio che sì. Dunque, sfida contro Comor, che ricordiamo lui detiene... in suo possesso, meglio, il buon Oshawott. Adesso vediamo un po' che... Ah, subito così diretto con Oshawott. Allora, livello 8. Il nostro Levi, allora possiamo fare pazienza. Io andrei di azione stabbata, proprio colpo coda. Potrebbe essere un problema. Boia, che danno Levi. Grande Levi, mena come se non ci fosse un domani. Mena come un fabbro. A ricolpo coda, ci porta a meno 2. C'ha la bacca. Il pezzo di pezzo con la bacca. Ah, che pezzo. Basta fare colpo coda, mo mi arriva tipo graffio e mi one shotta. Allora, noi siamo a meno 3. Io però un'altra azione me la rischierei. Aiuto. Grande Levi, che berregge. Che Pokémon, signori, che Pokémon. Ma io poi devo capire una cosa, perché i Pokémon dei nostri rivali, gli starter, ci danno pochissima esperienza. Allora, qua mettiamo il Re Porcello, che comunque... va bene tutto, ma Levi a meno 3 di difesa. Ok, che Purloin è un po' una mezza pippa, ma... Bracero. Anche perché teoricamente noi avendo Bracere, Oshawott dovrebbe avere pistola acqua, quindi... in teoria. Comunque il fatto che Re Pig... sia modest come natura è buono, perché possiamo usarlo mixed, mezzo fisico mezzo speciale. Va bene, perfetto. 67 punti Levi, 55 Re Pig, top. Ciao Comor, ciao. Come pensavo, non è facile usare al meglio gli strumenti. A proposito, senior, tieni Bacca Arancia, che ci permetterà ovviamente di recuperare 10 PS al nostro Pokémon quando questi sono al di sotto del 50% all'interno della lotta. Bene, allora, sconfitto Comor, curiamoci prima di fare qualsiasi altra cosa nel mondo. Curiamoci e non andremo subito in palestra, perché come sappiamo dobbiamo andare al cantiere dei sogni prima di andare in palestra. Quindi questa è una cosa che faremo subito.
Dunque, qua abbiamo il buon Spighetto. Sì? Sono io il capo palestra. E tu chi sei? Capisco, vuoi una sfida? Dimmi allora, qual è il Pokémon che hai scelto all'inizio? Ah, Tepig. Quello è un Pokémon debole contro il tipo acqua. Faresti meglio a prepararlo con un allenamento ad hoc, esercitandoti al cantiere dei sogni. Già, perché i capi palestra della prima... Anzi, sì, i capi palestra, perché sono tre, della prima palestra, useranno un Pokémon con la tipologia super efficace al nostro starter. Quindi, al cantiere dei sogni, noi otterremo un Pokémon che è super efficace al Pokémon del capo palestra. Quindi, importantissimo venire qua. Purloin, e intanto alleniamo anche Levi, che male non gli fa, eh. Magari riusciamo a fare anche un bel livellino 9. Comunque Purloin, penso, Pokémon inutile. Allora, intanto che noi sconfiggiamo Purloin e questa allenatrice, che ha un altro Purloin, perché assistente va ad usare una mossa dei compagni in squadra, quindi avrà un altro Purloin. Tanto livello 9 per il nostro sorcio. Ricordiamo un attimo le regole, oltre a ricordarvi di supportare la serie con un commento, un mi piace, eccetera, eccetera. A parte questo, ricordiamo che abbiamo intanto stile di lotta fisso, quindi non possiamo cambiare Pokémon quando lo cambia anche l'avversario. Non possiamo usare strumenti curativi in battaglia. Quando un Pokémon è sconfitto, è dichiarato morto e quindi viene boxato fino alla fine dell'avventura. Oltre a questo, non abbiamo limiti di cattura nei percorsi, quindi non è che dobbiamo catturare per forza un Pokémon per percorso, ma dovremmo usare lo stesso numero di Pokémon tenuti dal capo palestra. Dovrebbe essere lui. No, non dovrebbe essere lui. Bene, lui è un altro allenatore. Quindi il capo palestra di Levantopoli mi sa che ha due Pokémon. Quindi noi useremo Levi e useremo quello che ci danno adesso al cantiere dei sogni. 13 PS potremmo farlo tranquillamente, penso di sì. E poi mettiamo Re Porcello. Madonna, che rischio! Mamma mia, col brivido, signori. Livello 10 per Levi, dai. Mamma mia, me la sono vista no brutta. Di più. Patratto e cambia. Metti Re Porcello. Andiamo De Bracero. E via. E via, via. Prendiamo punti esperienza pure sul nostro comandante. Comunque devo dire che non mi sta dispiacendo Tepig, come detto nella prima puntata, non l'ho mai preso nei giochi di Unima. Ho sempre preso Serperior, Snivy, e due volte forse Oshawott. Tepig mai preso. Bravo Tepig. Bravo Repig. Perfetto. Allè. Ancora. Un altro. Un Lillipup. Bracere, quanto gli facciamo? Ok. Burnato questo, ottimo, perché non ci toglie praticamente più nulla. Meno male, meno male, meno male. Se critta, ci sdruma malissimo. Va bene. Allè. Il burn tattico di Re Pig, che fa anche livellino 11. Ottimo, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, dovrebbe essere teoricamente lei. Qual è stato il tuo primo Pokémon? Tepig? Allora ti serve Pansage. È efficace per lottare contro i Pokémon di tipo acqua a cui il tuo Tepig è vulnerabile. Ovvio.
ovvio che lo vogliamo. Può usare le mosse erba che sono molto efficaci contro i Pokémon d'acqua. E otteniamo Pansage. Vuoi dare un soprannome? Andiamo di... C'entra? Spero di sì. Bobbe Malle, sì. Anzi, Spazio Malle. Bobbe Malle. Ok, quindi preso anche il buon Pansage che ci farà compagnia e ci darà una mano in questa prima palestra. Anche una difesa X, ottimo, non servirà a nulla. Bene, allora possiamo tornare al centro Pokémon, curarci e andare finalmente a fare la sfida in palestra. Allora ragazzi, ho controllato per sicurezza perché altrimenti sennò si rischiava di fare un macello. E hanno effettivamente due Pokémon. Quindi andiamo a box 1. Il box 8 è quello dei caduti in battaglia. Quindi Rapid lo boxiamo. Boxiamo anche il buon Lillipuzio. E andiamo. Allora, prima abbiamo tutta la sfida con gli allenatori. Ovviamente, entriamo. E... allora, questo Mino è comodissimo perché è praticamente la guida alla palestra che ci spiega la palestra di che tipologia è e a cui è debole. Oltre a questo ci dà anche l'acqua fresca, una boccia. Dunque, allora, acqua che è super efficace col tipo fuoco. E risposta esatta. Praticamente abbiamo sulla tenda abbiamo la tipologia e sul pavimento abbiamo la tipologia super efficace rispetto a quella che sta sulla tenda. Quindi dobbiamo andare sullo slot della tipologia super efficace. Allora, dovrebbero essere tipo due allenatori e poi i capi palestra. Anche se il livello si è alzato parecchio, eh. Poi daremo anche una bacca, una per Levi e una per Bobbe Malle. Levi, se non mi subisci, ecco. Dicevo, se non mi subisci danno è ottimo. Ah, vabbè. Va bene, tanto abbiamo le pozioni. All'11 era godurioso, era. Allora, dunque, tipologia acqua, l'erba è super efficace. Molto molto complicati questi quiz. Allora proviamo a mettere Pansage davanti Bobbe Malle, così almeno gli famo fa un livellino. Magari fosse abbiamo 5 pozze. Quindi una per Levi la possiamo usare. Ok, andiamo avanti. Siamo pronti, cameriera. Dai, su. Facciamo in fretta e in dolore, eh. Ursula. Ursaluna. Patratto. Vediamo questo Bobbe Malle come se la cavicchia. Abbiamo frustata. Questo è brutto. Ok, allora fermo. Facciamo fulmi sguardo. Facciamo solo fulmi sguardo. Perché pazienza, per chi non lo sapesse o per chi non se lo ricordasse, è una mossa che fa sì che il Pokémon che la usa sta fermo praticamente due turni e accumula energia da tutti i danni che subisce per poi sfogarla nell'ultimo turno. Ok, non subiamo tantissimo, perfetto. Quindi quando vedete pazienza, usate, cercate di usare mosse di stato che non fanno danno. E qua teoricamente dovremmo farcela. Sì,
due fulmi sguardi ce la facciamo ampiamente. Lui accumula e adesso praticamente lo buttiamo giù. Bravo Bob e Malle. Purloin. Ma Purloin, sai che forse possiamo farcelo con Bob e Malle? Il danno non è male, eh? E se riusciamo almeno a far l'11 prima del capo palestra, cosa di cui dubito fortemente, eh? Però Bob, se mettiamo a missare robe, non finiamo mai. Allora, rimetti lì, vai, va, capito. Ha già capito. Vai. Che fa? Pazienza. Perfetto. Quindi lui adesso si è alloccato su pazienza. Noi andiamo di fulmisguardo. E poi menamo come se non ci fosse un domani. Quindi dobbiamo farne due. Quindi uno adesso. Ah no, ok. Vabbè. E vedete che se non subisce danno, la mossa ovviamente fallisce. Sguardo fermo che ci evita il calo di precisio. Ottimo. Quindi abbiamo subito danno solo con Bob e Malle. Patratto fa l'11. Individua. Fermo. Leva pazienza. Tutta la vita. Metti individua. Ok. Questa poi ci servirà. Ci servirà in futuro. Allora, bene. Quindi fuoco super efficace su acqua. E abbiamo spalancato le porte verso i capi palestra. Allora, borsa, pozione, la diamo a Bob. E dove cazzo era la stanza? Dai una bacca a Bob e dai una bacca a Levi. Perfetto. Poi sposta Levi come primo. Bene. Ci siamo, pronti? Andiamo dal nostro capo palestra, Spighetto. Ti do il benvenuto nella palestra di Levantopoli. Sono Chicco e la mia specialità sono i Pokémon di tipo fuoco. Sono Maisello, maestro dei Pokémon di tipo acqua. Ti do il benvenuto. E io sono Spighetto, i Pokémon di tipo erba sono la mia passione. Bene, allora, come puoi vedere siamo tre. Siamo in tre perché... Lascia stare, spiego io. Siamo in tre e decideremo contro chi lotterà in base al tipo del Pokémon che hai scelto all'inizio. Proprio così. Il Pokémon che hai scelto all'inizio è di tipo fuoco, giusto? Quindi sarò io a lottare con te. Maisello, maestro dei Pokémon d'acqua. Vai, vieni qua, Maisello. Hai avuto fortuna e avrai anche l'onore di lottare con il più forte di noi tre. Perché lui c'ha sta frangetta, no? Tutta tipo mezzo emo, capito? Quindi tutto così, tutto un po'. Uè, fratello, allora combattiamo. Lillipuzio. Lillipuzio potrebbe essere un piccolo problema, eh? Andiamo di Fulmisg. Ecco, questo potrebbe essere un grandissimo problema. Praticamente Cuor di Leone va a più uno di attacco e di attacco speciale. E poi picchia come un fabbro. Quindi, buon Levi, azione, va. Va più 2. Porca miseria. Vai. Oh. Il danno è buono, il danno è buono. Fermi. Ci ha tolto 18. Crittalo.
Mannaccia. Ivai, ti prego. Ivai, ti prego. Sì, la regge. La ben regge, signori. Giù. Giù. Ok. Pampur. Eccolo qua. Adesso, dentro Pansage. Dentro Bob e Malle. E vediamo un po' che esce fuori, va. Che pizza sto cuor di leone, che pizza. Allora, io sarei anche tentato di fare leccata, cercando la paralisi. Ma voglio andare di frustata. Ok, ci toglie 6 PS. Noi non gli facciamo assolutamente nulla. Io me la rischierei una leccatina. Tanto poi abbiamo comunque la bacca. Paralizzalo. Sì, grande Bob e Malle. Bob e Malle. Quindi fulmi sguardo. Ora possiamo anche giocare sulle percentuali di paralisi, che ovviamente non beccheremo mai per la nostra storica fortuna. A noi ci si attiva la bacca a 15 PS. Vai, frustata. Menalo. Bravo, frustalo. Ok. Bacca. Andiamo a 18. Frustata. Si è parrato. È parrato. Bobbe Malle, Bobbe Malle. No. Pozione, fermi. Si riapre tutto. No, è fatto, è fatto, è fatto, è fatto. Frustalo. Come solo tu sai fare, Bobbe. Bobbe Malle, Bobbe Malle. Aveva i capelli lunghi. Livello 11. Fa un po' schifio. Pure lui è speciale. Attenzione. Comunque una fortuna su Stenature. Niente male davvero. Come da regolamento della Lega Pokémon, questa medaglia è per te. Signori, la prima medaglia di Unima. Senza perdere un Pokémon, eh. Attenzione. Ma siamo solo all'inizio del percorso. Le medaglie sono la prova della forza di un allenatore. Con una medaglia, anche i Pokémon che hai ottenuto tramite uno scambio ti obbediranno fino al livello 20. Tieni, prendi anche questa. E otteniamo Cuor di Leone. Allora, io questa mossa... per adesso non la insegnerei a nessuno, anche se potremmo insegnarla a Tepig. Ricordo, tra l'altro, che dalla quinta generazione le MT, le macchine tecniche, adesso arriviamo, possono essere insegnate quante volte si vuole. Quindi non, perché fino alla quarta generazione c'era un utilizzo unico per la macchina tecnica. Sono Zania. Ho qualcosa per te da parte della professoressa. Vieni con me. Mi devo ricordare di cambiare tono di voce in base al personaggio. Ho sentito che vuoi incontrare tutti i Pokémon della regione di Unima. Ah, le scale sono da questa parte. Che non c'entra nulla con quello che ha detto prima. La mia stanza è qui sopra. Prego, sali. Lascia che mi presenti di nuovo. Sono Zania. E come puoi vedere, sono una ricercatrice. Al momento mi sto occupando di allenatori. Conosco la professoressa Ralia dai tempi dell'università. Mi ha chiesto lei di aiutarti. Ed io non mi sono fatta pregare. Ecco, prendi questa macchina nascosta. La MN01 Taglio, quando all'epoca c'erano ancora le MN. Tra le mosse che i Pokémon possono imparare, ce ne sono alcune che si possono usare fuori dalla lotta. Questa MN ti consente di insegnare la mossa taglio. Ti permetterà di tagliare piccoli alberi. Inoltre, proprio come le MT, anche le MN possono essere utilizzate infinite volte.
Ma attenzione, i Pokémon non dimenticano facilmente le mosse apprese da una MN. Adesso però avrei io un favore da chiederti. Mi serve il fumo onirico. È emesso da Munna, un Pokémon che si trova in un posto qui vicino chiamato Cantiere dei Sogni. Con il fumo onirico è possibile raccogliere i salvataggi di un sacco di allenatori. Questo processo si chiama sincrogioco, che ovviamente noi non useremo mai. Dunque, ragazzuoli, usciamo da questo laboratorio casareccio e ci salutiamo, perché la prossima volta andremo proprio al Cantiere dei Sogni, da Munna, prenderemo il fumo onirico e andremo avanti nella nostra avventura con un nuovo percorso. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, bacioni a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.